Allora, Alessandro Petrucci, dopo aver tolto la cagliata, adesso ci farà vedere come si fa il formaggio. Vai. Spiega, eh? Ora si impasta con le mani per tutta la cagliata rotta. Perché l'orologio? Qual film? Chi lo vede? Continua a parlare. Sì, ora stiamo facendo la palla della cagliata. Si impasta meglio. Vedi come ci fa, vedi a vedere. Ma io lo so come si fa. Parecchio sai, devi farlo te, no io. Ci sono molte persone qui attorno che dicono io so buono, io non so buono, ma sicuramente quello che sta facendo il formaggio penso sia il migliore. Occhio, ma la cucina la prendi anche qui. Prendi anche lui, guarda che aspetta. Colca. In questo momento Alessandro sta tirando su la cagliata per creare la forma del formaggio. Appena tolto la cagliata andrà a mettere tutto il formaggio nello stampo per fare la forma del formaggio. Intanto qui accanto vedo che c'è già un cliente che ha voglia di mangiare il formaggio, ma deve aspettare qualche giorno per la maturazione. No, non va di proprio. Appena avrà tolto tutto il siero della cagliata, ci farà vedere come si compone la forma del formaggio. Ma tanto ci c'ho il latte, ora la media lo fuori un rapidetto. Sarebbe meglio con l'anno. Che ci fai qui? Aspetto il ravaggiolo. Il ravaggiolo ci ha mangiato, via. Sì, è meglio. Come no? E noi gliel'hanno fatto. Oh, Ale. La tizio. Quindi... Pizzichetto, si può. La pazzia di fuori. Cos'è? Pizzichetto. Pizzichetto di per fargliela assaggiare. Devi strizzarlo con le mani. Vedi? Eccolo il pizzichetto. Questo è il famoso pizzichetto, eccolo là. Là. Devo assaggiare la massaia perché è... Adesso vediamo come si compone la forma del formaggio. Lo sta tagliando per introdurlo nella forma. Lo sta strizzando per levare tutto il siero. Come vedete sta colando nell'apposito contenitore. Ancora ha tagliato un'altra parte del formaggio, lo sta pressando. Come fa? Devi mettere il pane, fa lo scottino. Ma devi chiacchierare, perché devi dire quello.
Ora sto facendo lo stampo della forma. Ma dopo la tagli nel mezzo? Ora fa la forma, poi la lasceremo stagionare e la mangeremo a tempo debito. Ci sono già persone con i piatti pronti per assaggiare il formaggio, ma mi sembra una cosa un po' troppo veloce. Ecco. Ma lo fuori un al serio? Sì, faccio, ora ci guardo, sì. Si manca l'altro. Alessandro, devi chiacchierare. C'è da fare poco. Ho capito. Ma sto pigiando il formaggio in modo che esca più fiero possibile. All'inizio. Siamo quasi finito. Ora si mette il siero nella caldaia per fare la ricotta. Tempo di guerra con aereo la fece la mamma dei miei soci, via. Ora si rimette il siero nella caldaia per fare il caglio e anche il lavaggiolo le vogliamo qui. Sitto, fidati. Spiega quello che fai, Ora metto, c'era anche del latte puro, col siero. Ora riaccendo il fornello. In questo momento sta ritrasformando il siero in ricotta. Adesso accende la bombola per riscaldare il latte per fare la ricotta. L'accendino che va? Avete l'accendino che va? Ho puzza di gas, Non ho trovato. Ecco, la tira vento, mi sa. Ma si fa scaldare fino a che non arrivano 95 gradi, insomma, lo si dice quando muore il prete. Ah, capito. Quando muore il prete significa quando fa le bolle, quando la ricotta è pronta fa delle bolle che scoppiano e lì capiamo che la ricotta è pronta. Allora aspettiamo una ventina di minuti? Sì. Quando poi il latte ricomincia a bollire facciamo la ricotta. Quando crepa il pastore la devi levare. Muore il prete, muore il pastore, viene usato